Buongiorno a tutti, buon pomeriggio, sono Matteo Paganini, benvenuti a questo appuntamento con l'analisi dal vivo dei mercati sulla conferenza stampa della BCE, il nostro consueto trade news durante il quale cercheremo di comprendere quali possano essere i movimenti di mercato interessanti e soprattutto dove staremo insieme a voi. L'euro ha già iniziato a scendere un pochettino dopo la decisione di non andare a tagliare i tassi di riferimento. I tassi sono rimasti allo 0,25 con i tassi sui depositi allo 0% e la parte alta del corridoio sui tassi allo 0,75, per cui tutto come da attese, con l'euro che di fronte a questa decisione, come ipotizzavamo questa mattina, ha iniziato a scendere un po'. Ha tenuto le aree di resistenza, ci siamo avvicinati ai punti di minimo che non sono ancora stati visitati ed ora andremo a vedere quali sono le aree di attenzione sulle quali eventualmente si può andare a lavorare. Come sempre abbiamo tutti i nostri dollari qui, abbiamo l'Australia dollaro, il cable, il dollaro yen con l'euro dollaro che la fa da padrone, che sarà l'osservato speciale. Sugli altri dollari non dovremo avere nessun tipo di reazione particolare, c'è la sterlina che sta soltanto lei si sta muovendo dopo che la Banca Centrale d'Inghilterra ha deciso di mantenere i tassi allo 0,50 e il quantitative easing a 375 miliardi alla una di questo pomeriggio, con una reazione lievemente negativa sul mood di discesa, sul mood bearish che sta caratterizzando il cambio da qualche giorno a questa parte, anzi diciamo da una settimana a questa parte, per cui anche questo era abbastanza atteso per chi fa trading sul cable. E poi passiamo a vedere l'euro, a concentrarci su di lui e sui due cross che andremo ad osservare oggi, l'euro pound e l'euro yen. Dicevo, sul cable sarà importante seguire l'arrivo sui minimi in area 62,5 che, se rotti, possono portare a step verso 62,30 e verso 62,10. Per quanto riguarda l'euro, invece, andiamo ad ingrandire un po' il grafico e a segnare i livelli per quanto riguarda questo pomeriggio, sul quale io raccomando, come sempre, moltissima prudenza e raccomando di andare a tradare la news soltanto per chi ha una buona propensione al rischio, altrimenti si può osservare la reazione di mercato per capire come gli investitori si stanno posizionando e per capire quali possano essere i livelli principali di ordini, i livelli principali da seguire per individuare il posizionamento di ordini. Però, come sempre, andiamo a vedere quali possono essere i livelli che tendenzialmente possono essere utilizzati anche dal punto di vista operativo. Abbiamo l'area di 34 e tre quarti che è data da questi minimi, che è la prima da guardare per pensare ad ulteriori approfondimenti dell'euro. Può essere già un buon livello di trigger l'area che passa subito sopra questo livello, intorno a 34 e 34,85, però forse vale la pena aspettare la rottura di 34 e tre quarti prima di ipotizzare delle discese dell'euro, che possono arrivare a step sul 34,60 primo livello, 34,40 secondo livello e, come dicevamo questa mattina, abbiamo la possibilità di individuare ulteriori due livelli di attenzione che passano per 34,15 e per 34, che sono due livelli che possono essere raggiunti in caso di estensione sotto il 40, con l'idea di assistere a una frenata del mercato in qualsiasi momento all'interno di quest'area, per cui se dovessimo entrare a ribasso sulle prime rotture, attenzione a posizionare dei trailing stop abbastanza veloci, oppure se siamo sul pezzo come adesso, quindi davanti al computer, stare molto attenti a portare gli stop in pari ed eventualmente in profit, lo seguiremo durante la conferenza, nel momento in cui il mercato dovesse andare a scendere. Torniamo su un grafico orario e andiamo a vedere eventualmente di ragionare su rialzi. Io credo che si possano tentare delle salite dell'euro nel momento in cui dovessimo superare a rialzo l'area di 32 e un quarto, però operativamente parlando proverei ad anticipare sotto questi livelli intorno a 35 e 15, con il 35 e 25, 35 e 30, che può essere un'area all'interno della quale va a finire tutto, per cui per chi vuole scalpare la news c'è la possibilità di provare a lavorare sopra questo livello, ma per chi invece
ha un attimino più di pazienza e vuole avere un'entrata un po' più ragionata, sopra 35-40 con il 35-45 che diventa un livello di trigger interessante, per cui andiamo a tratteggiare soltanto il livello indicativo, c'è la possibilità di lavorare in maniera migliore. Come sempre, se mi sentite in silenzio, non preoccupatevi perché sto solo ascoltando Draghi che sta entrando ora. Credo che ci possano essere dei tentativi di estensione a ribasso, ma come sempre andremo a lavorare soltanto sui livelli tecnici. E per quanto riguarda i cross, se andate a seguire anche l'Europound e l'Euro-Yen, attenzione all'Euro-Yen che se il dollaro-Yen rimane fermo o prova addirittura a scendere un po', c'è la possibilità di vedere delle buone discese una volta che il mercato dovesse tornare sotto l'area di 136,70 con i punti di minimo che possono essere raggiunti, mentre sull'euro pound starei un attimino in sordina visto che la sterlina si sta muovendo anche lei. Se abbiamo euro dollaro e cable che si muovono a ribasso, abbiamo l'euro pound che potrebbe rimanere lì tranquillo. Quindi mi concentrerei più che altro su euro dollaro e su euro yen. I livelli li abbiamo segnati, stiamo attenti a vedere le reazioni. E iniziamo a sentire che cosa ci dirà Draghi. Adesso sta leggendo la loro relazione, il loro statement. Si comincia a vendere l'euro, vedete? Attenzione che sarà importante il wording che usano. Sta dicendo le solite cose, inflazione bassa, aspettative ancorate nel medio periodo. Inflazione che potrebbe rimanere bassa per un lungo periodo di tempo. Vediamo, attenzione perché l'euro sta. Per il momento sta facendo fatica a scendere, non c'è ancora da escludere un'eventuale discesa. Andiamo su time frame più piccoli che sono più consoni a questa operatività. Siamo sul minuto adesso. Abbiamo i livelli che abbiamo segnato che sono ancora qui, per cui siamo in una situazione abbastanza tranquilla per il momento, con il grafico che non sa da che parte andare, con l'euro che non sa da che parte andare. Vediamo se ce la fanno a spingerlo a rialzo o a ribasso. Stiamo attenti con degli ordini pronti in macchina. Mi raccomando, qua sopra sul 35-15, solo per chi è più aggressivo, con la possibilità di ragionare qui dal 45 in là per quanto riguarda eventuali accelerazioni importanti, perché è possibile che il mercato parta, ma che ci si mantenga in qualche modo all'interno di questi livelli per parecchio tempo. Intanto qui sta provando a salire, per il momento non siamo riusciti a scendere, per cui chi fosse sopra il 35-15 per il momento è in posizione di vantaggio, chi non è ancora entrato credo che non ci sia, attenzione, non ci sia la possibilità di farlo, almeno fino a quando non saliamo sopra l'area di 35 e 45, per cui vediamo se il mercato riesce ad andare. Siamo qui ancora sopra il 45, per cui bene il livello d'ingresso anche per chi è più conservativo. Attenzione ai livelli di stop adesso non sopra l'area di 35-30 per la forte volatilità che c'è e nel momento in cui il mercato strappa a rialzo subito gli stop impari. Ecco qua, ci sta dando la possibilità di mettersi in pari, per cui stop in pari per tutti e siamo in una situazione di trade a rischio zero. Chi fosse entrato sopra il 35 come noi ha preso qualche punto di slippage perché il movimento è stato abbastanza
veloce, ma si parla di 3 o 4 punti di slip. Già ora siamo in una situazione precisa, perfetta dal punto di vista dell'operatività, in quanto possiamo metterci in pari, eventualmente con qualche punto in su per evitare rischi di slip già a ribasso, ma il mercato si sta muovendo abbastanza ordinatamente anche. E adesso stiamo attenti perché per quanto riguarda eventuali ripartenze sulle quali non abbiamo ancora ragionato, l'area di 35-85 sarà un'area particolarmente importante, particolarmente forte da seguire. Ne parlavamo questa mattina, per cui anche chi non avesse tradato la news, ma si trovasse in una situazione di trading intraday a livello orario, diciamo, può iniziare a seguire quest'area che passa intorno a 35-85, perché se dovesse essere passata a rialzo, allora potrebbero esserci delle ottime reazioni da parte dell'euro, che potrebbe salire verso 36 e 36 e un quarto come primo livello, ma qui si parla di trading un attimino di più lungo periodo, se possiamo chiamarlo così, perché siamo passati da grafici a un minuto a grafici orari. Comunque adesso siamo arrivati su un primo livello dove è buona cosa andare a tarare, a tagliare parte della posizione proprio per il mercato che ha toccato dei livelli importanti. Su un 5 minuti c'è stato, non so se avete intravisto prima, eravamo verso la media mobile a 21 che è stata rotta di netto. Ora c'è la possibilità di aspettare il mercato intorno a 40, vedere se scende un po' a fare le prime correzioni per vedere se si va a appoggiare a questo livello. Però direi che la news, anche se non siamo arrivati alle domande di Draghi e non siamo ancora qui, può essere considerata già tradata su queste prime rotture, perché come spesso accade sulla BCE, a parte l'ultima conferenza stampa, il movimento dell'euro è stato unidirezionale sulla prima reazione. Fatemi sentire che cosa continua a dire. Per il momento l'idea è quella o di tagliare tutta la posizione e mettersi in attesa per vedere se si vanno a toccare dei nuovi livelli, oppure stop in pari o in profit con una parte della posizione tagliata intorno a questi livelli, che comunque ci ha dato qualche pip, o meglio, a dipendere dal livello di ingresso, ci ha dato diversi pips di profitto. Fatemi sentire che cosa dice, perché sto parlando solo io. Voi probabilmente state seguendo la conferenza stampa in televisione o su internet. Io ce l'ho nelle orecchie, ma non riesco bene a capire se sta dicendo qualcosa di interessante. Se parlo io, però, come sempre, guardiamo prima i livelli di mercato e poi andiamo a sentire che cosa ci va a dire Draghi. Ok, bene, intanto gli altri dollari sono fermi, c'è la sterlina che è lievemente a rialzo con l'australiano che continua ad andare per la sua strada, l'euro pound abbiamo detto di lasciarlo stare su una news come questa, con l'euro yen che non è andato a rompere area 136,70, per cui ha evitato eventuali ingressi short. Ora siamo, per chi lavora sull'euro yen, questo è interessante da vedere ragazzi, perché l'euro yen questa mattina si è mantenuto bene sotto il discorso di punti di resistenza importanti. Ora, se l'euro va a strappare a rialzo con l'euro yen che inizia a passare sopra l'area di 137,85, può essere interessante da lavorare. Però rimarrei su questi due livelli di attenzione. Vediamo l'euro che è ancora qua. Vediamo se viene giù a provare ad appoggiarsi verso i punti di supporto per ripartire. Non abbiamo segnali di divergenza attualmente, anche sui grafici a un minuto. Sul 5 minuti è meglio lasciar perdere perché è una situazione particolarmente complicata dal punto di vista tecnico. Vale la pena ragionare sui livelli tondi di prezzo, sui livelli proprio di prezzo, andando ad affidarsi a time frame molto piccoli per quanto riguarda l'analisi, con quel 35 e 85 che potrebbe essere un punto interessante da seguire per
per quanto riguarda eventuali evoluzioni verso l'area di 1,36. Però vedete che sulla prima retest dell'area di rottura che si è curata sul secondo ingresso a 45, dopo che il mercato ha rotto il 35,30, il mercato per il momento sta provando a tenere. Vediamo se si scende sotto qui, c'è la possibilità di rivalutare eventuali posizioni corte che comunque non andrò a considerare fino a quando non dovessimo scendere perlomeno sotto l'area di 35,25. Vediamo adesso se si va ad appoggiare da qualche parte e va a ripartire verso l'alto per chi ha ancora una parte di posizione rimanere dentro, per chi non avesse ancora posizioni non entrare in pullback fino a quando non dovessimo rivedere l'area che passa tra 35 e 40, oppure in rottura rialzista. Le borse per il momento sono ancora abbastanza tranquille, questo è un DAX qua in basso a sinistra, dove se prendete un grafico a 5 minuti vedete c'è stato un tentativo di discesa che per il momento non ha portato da nessuna parte, per cui rimaniamo in una situazione di relativa tranquillità senza livelli che sono stati rotti, con tutti i punti che abbiamo visto questa mattina intorno al 220-225 che per il momento hanno tenuto come resistenza. C'erano due livelli sui quali ragionavamo, i primi che passavano sotto il 200, i secondi che passavano intorno al 225 con l'area di 235-245. Prima di pensare a giri rialzo del mercato, per il momento il mercato sta tenendo e sta andando a formare una divergenza ribassista, per cui è possibile che il DAX provi delle discese se si viene confermata questa divergenza, mentre l'euro adesso sta tornando sui punti di supporto e stiamo partendo con le domande. La prima domanda è sui mercati emergenti, sentiamo che cosa dicono. Niente paura qui sull'euro, mi raccomando, come sempre, nervi saldi, lasciamolo sfogare, vediamo se arriva intorno al 35. A quel punto possiamo decidere che cosa fare, in quanto sul grafico a 1 minuto, dopo la prima partenza di volatilità, se vedete, si sta andando a formare quello che potrebbe essere una figura di continuazione di questo potenziale trend rialzista, con dei primi livelli di pullback sulla media mobile e sulla parte bassa di questo canale che passano intorno al 35. Ma sentiamo cosa risponde Draghi e teniamo sott'occhio questi livelli. Sta parlando di mercati emergenti, per la crisi, diciamo, dei mercati emergenti. Draghi ha detto che l'Europa non può andare attenzione, scusate, all'euro, intanto che vediamo se prova direttamente a rompere senza passare per i supporti. In quel caso, attenzione, perché se il mercato riparte, come detto, abbiamo la possibilità di ragionare su eventuali rotture di tre quarti, cosa che ora come ora comunque non andrei a lavorare se non abbiamo posizioni. Chi ha posizioni
può solo sperare che il mercato vada a rialzo per mantenere una parte della posizione, e eventualmente si può pensare di ricompletare la posizione andando ad appesantire in caso di rottura di 85. Però rimaniamo ancora in attesa. Chi non avesse fatto nulla adesso, a mio parere, non ha nulla da fare se non aspettare i livelli che abbiamo visto poco fa. Il DAX intanto sta approfondendo verso il basso dopo aver mantenuto i livelli di resistenza molto buoni che abbiamo visto questa mattina dal punto di vista sia statico che dinamico. Avevamo come riferimento questi punti di massimo con la media mobile a 100 periodi. Adesso attenzione che, come detto, la divergenza potrebbe andare a completarsi in maniera completa, e se questo dovesse essere il caso il mercato potrebbe in qualche modo provare a scendere. Qui abbiamo dei potenziali movimenti ribassisti che possono andare a formarsi con uno stocastico che tendenzialmente non è in divergenza pulita, ma è più o meno sugli stessi livelli con i prezzi che hanno provato a fare dei massimi superiori e che sulle resistenze sono fermate. Intanto l'euro, attenzione, che sta provando a ripartire, e siamo lì, quindi attenzione all'area di 35,85. Questa risposta che sta dando Draghi adesso, intanto che parlo, mi è parso di capire che sia importante, perché sta dicendo che abbiamo un'inflazione bassa, ma non siamo in una situazione di deflazione. E attenzione all'euro che qua sta per ripartire sopra l'85, per cui sta fornendo in questo momento dei potenziali spunti rialzisti. Ingrandiamo l'euro-dollaro, stiamo su di lui, siamo vicini alla rottura definitiva di questa linea, stiamo attenti che potrebbe provare ad accelerare verso il 36 se dovesse romperla, e qui andremo a seguire sempre su grafici a un minuto eventuali formazioni di divergenze ribassiste. Stiamo attenti perché siamo qui e non è detto che l'euro possa provare a partire ancora verso l'alto. Abbiamo uno stocastico che è impostato in una situazione tipica di potenziale chiusura della divergenza subito o di potenziale strappo dei prezzi con uno stocastico che va comunque a completare una potenziale divergenza. Vediamo, perché secondo me a questo punto c'è la possibilità di provare delle rotture a rialzo. Mi raccomando, chi non fosse a mercato e provasse a lavorare la rottura che sta avvenendo adesso, quindi adesso ci sono i primi segnali, quindi adesso si può entrare lunghi, stop subito in pari nel momento in cui il mercato ci fa vedere un 36, adesso lo stop non sopra l'area di 35,75. Se il mercato parte verso l'alto come sta iniziando a fare adesso, se va a fare qualche pip in più che ci va a regalare un 98, una figura sul lato ask, c'è la possibilità di mettersi subito con uno stop in pari. 36, primo livello di attenzione, 36 e 25, secondo livello potenzialmente raggiungibile. Il 36 lo vado a disegnare, ne abbiamo visto i livelli, adesso torno un attimo su time frame un po' più lunghi per andare a disegnare i livelli più importanti. 36, questo punto che è stato sentito
nel recente passato dalla moneta unica europea. Avete visto qua il fatto che, su cui ragionavamo questa mattina, che c'erano dei buoni ordini sopra l'area di 35,85, con il mercato che adesso è ancora 36, per cui anche chi fosse entrato in ritardo, stop in pari, mi raccomando, e tagliate una parte della posizione sul primo 36, eventualmente il mercato può avere spazio per salire anche fino a 36,20 ed eventualmente 36 e un quarto, per cui manteniamo questo livello di attenzione. Su un 5 minuti il mercato sta tirando abbastanza bene, ma io rimango sul minuto, dove la bandiera ha funzionato bene come figura di continuazione. Il mercato si è fermato sopra la media mobile a 21 e adesso, dopo aver toccato il 36, stiamo attenti se il mercato va a formare una divergenza ribassista. Se la forma, c'è la possibilità di chiudere tutto e di rimanere in attesa. Eventualmente valuteremo dei posizionamenti short, che per il momento comunque non sono da fare. Allora, io qui sull'euro, ragazzi, in ottica di trading di brevissimo periodo, starei attento, e tra i prezzi del 36 e questi primi livelli di supporto che abbiamo visto sul 35,85, andrei a chiudere tutto, poi vediamo eventualmente se rientrare. Inizia a formarsi una potenziale divergenza ribassista che potrebbe essere lavorata, ma che io non andrò a lavorare su time frames piccoli, piuttosto aspetto eventualmente dei tentativi di discesa per vedere su che livelli di supporto andiamo ad appoggiarsi, per cui per il momento diciamo che è andata abbastanza bene. Vedete l'importanza di fare trading su quello che si vede, non su quello che si pensa di sapere. Io avevo un'idea tendenzialmente ribassista sull'euro, che come prima reazione è stata una bella reazione dopo che il mercato non è andato a dopo che Draghi, più che altro, non è andato a cambiare i tassi, a tagliare i tassi. Il mercato ha provato a scendere, è andata molto bene tecnicamente parlando, perché non abbiamo avuto una rottura del livello di 34 e tre quarti che seguivamo, che avrebbe fatto incrementare posizionamenti a ribasso, oppure avrebbe fatto aprire posizioni a ribasso per chi non fosse entrato sulle resistenze che abbiamo visto questa mattina, mentre sui rialzi avevamo segnato dei punti che sono andati abbastanza bene, direi, e questo sta a testimoniare come occorra fare trading con sangue freddo, in maniera asettica, senza pensare alle nostre convinzioni. E questo, e sono il primo a dirlo e continuo a ripeterlo da tempo. Adesso, per chi volesse tradare un'eventuale divergenza ribassista, si sta andando a completare adesso, però c'è un poco risk reward, perché potenzialmente il mercato potrebbe fermarsi qua sotto con degli stop da mantenere sopra i livelli di massimo, per cui o si andava ad anticiparla sul 36, ma come vi ho detto, attualmente io preferisco non andare a fare nulla, lasciarlo sfogare per vedere se si torna verso in punti di minimo, ed eventualmente valutare o rottura a ribasso o ripartenza a rialzo. Vedete che per il momento il mercato sta provando a tornare nuovamente sui livelli di massimo. Vediamo se si va a formare una doppia divergenza. Se lo vediamo sul 36, 36 e 10 con una doppia divergenza, allora c'è la possibilità di provare a shortarlo, ma non fino a quel momento. Le borse continuano a scendere. Fatemi vedere un po' anche il FTSE. Buono, anche il FTSE su livelli di resistenza molto, molto precisi, intorno alla media 100. Il mercato si è andato a fermare, però il DAX era quello che era impostato meglio tecnicamente, che abbiamo visto questa mattina. È possibile che continuino queste discese, quindi secondo me potrebbero anche provarci a tornare sui punti di minimo. L'S&P sulle resistenze, anche lui molto belli, gli indici, sta provando a scendere insieme alle borse europee.
Vediamo cosa succede con l'apertura americana. Torniamo sull'euro. Andiamo a prendere dei time frame più piccoli. Allora, l'euro un minuto ce l'avevo fuori, io, eccolo qua, che mi era scappato. Siamo ancora qui, per cui chi è dentro la tenga, chi è fuori può provare su livelli di massimo a provare una divergenza ribassista, cosa che comunque io non vado a fare fino a quando il mercato non mi dà almeno un 36,05, un 36,10 per avere un buon risk reward e rimaniamo in un'ottica di scalping, per cui tutti i pip sono importanti. Ecco l'euro ancora 36 intanto. Riprendiamo il minuto. Vedete la prudenza nell'andare a tradare questa divergenza potenziale ribassista per il momento ha pagato, adesso è il momento per mettersi corti per chi la volesse fare. Io non la faccio, non la vado a fare, vedo che c'è un buon momentum sull'euro, per cui è una cosa che seguirei soltanto a livello di correzione per cercare di trovare dei punti di ingresso migliori, ma non da andare a tradare per aprire delle posizioni. Quindi poi up to you, ognuno ha la sua mente per decidere, però vedendo il momentum dei prezzi starei molto attento. Più che altro, se si va a formare il mercato scende, noi siamo chiusi e eventualmente cerchiamo dei punti per rientrare meglio, però per il momento io rimarrei in qualche modo fermo. Per chi mi chiede sull'euro yen, vedo che arrivano tante domande intanto sull'euro yen. Attenzione ragazzi, perché il dollaro yen non è messo troppo bene, quindi l'euro dollaro sta salendo, ha portato su l'euro yen. Se guardate il dollaro yen però ha tenuto molto bene su livelli di resistenza sia statica che dinamica. È tutta un allora qua fatemi prendere un dollaro yen. Qui vedete che il dollaro yen è andato a tenere, stavo dicendo, dei buoni punti di resistenza sia statica che dinamica. Abbiamo avuto il mercato che è resistito sotto 70, questa mattina abbiamo dato l'area tra 70 e tra 90 come potenziale area di vendita. Per cui il dollaro yen per il momento è impostato ancora a ribasso. Solo se il mercato va a rompere a rialzo sul dollaro yen e l'euro continua a salire, l'euro yen può dare degli spunti rialzisti. Per cui io starei attento perlomeno all'area di 137,85, almeno per entrare su posizioni ex novo long sull'euro yen. Chiaro, se si è dentro già da prima è una cosa diversa. Io più che altro sull'euro yen stavo andando a curare delle rotture ribassiste, perché con un dollaro yen impostato in questo modo, se l'euro dollaro avesse rotto a ribasso con il dollaro yen tendenzialmente fermo e potenzialmente a ribasso, avrebbe potuto darci degli ottimi spunti operativi. Era quel 136,70 che vi dicevo. Adesso per quanto riguarda long sull'euro yen, la ragionerei in questo modo, proprio per il posizionamento del dollaro yen. Se andiamo a prendere qua il nostro cable per cercare di capire come si stanno muovendo i dollari in generale, vedete il cable che ha un dollaro che tendenzialmente
neutro adesso, ha provato delle discese, quindi salite di dollaro, discese di dollaro, e adesso siamo qui con il dollaro che tendenzialmente potrebbe provare a scendere un po', e l'Australia dollaro, grafico orario, rimane nel suo trend a rialzo dopo essersi appoggiata su punti di supporto questa mattina che abbiamo visto insieme, nessun movimento particolare del dollaro. Invece sull'euro attualmente continuiamo questa salita, quindi ci stiamo avvicinando all'area di 36, vediamo se viene rotta e se il mercato ci prova a dare dei tentativi di rialzo un po' più importanti. Gente, siamo fermati ad accumulare intorno a questi livelli, sopra gli ultimi punti di rottura 35-85. Abbiamo detto, chi fosse entrato lungo qui, mi raccomando, i livelli di stop inizialmente sotto l'area di 75. Il mercato è andato sul 36, per cui ha dato una nuova possibilità di taglio di posizione o di uscita, a dipendere dai vari livelli su cui eventualmente chi ha tradato la news, che comunque è sempre rischiosa e non mi stancherò mai di dirlo, avesse deciso di tradare. 35-30, primo livello che abbiamo considerato, secondo livello di trigger, questo tratteggiato con l'idea di entrare operativamente per chi non fosse entrato qua sotto, soltanto sopra l'area indicata da questa linea. Mercato che ha provato a salire, è arrivato sul 75, livello di attenzione importante. Ritracciamento sopra il punto di rottura che dopo aver funzionato come resistenza è diventato un supporto sopra la media mobile, mercato che ha rotto a rialzo questa figura a bandiera sulla quale comunque aspettavamo perlomeno un retest di quest'area per chi non fosse entrato prima di pensare a posizioni long, oppure una rottura definitiva dell'area di 85 che c'è stata. La news, a mio parere, può essere considerata tradata, può essere considerata finita. Da questo punto di vista mi porterei su un grafico a un'ora per comunque continuare a valutare le aree di attenzione particolari che abbiamo visto, anzi prendiamo questo, portiamo un attimo questo su un'ora in quanto ci sono tutti i livelli disegnati. Attenzione perché abbiamo avuto un primo raggiungimento del 36, rimangono 36,20 e 36 e un quarto come eventuali livelli di attenzione per eventualmente degli approfondimenti. DAX ancora sotto pressione, il cable per il momento è ancora lì. Mi raccomando, non lavoriamo su correlazioni nel pomeriggio di oggi, per cui l'euro trattiamolo come una coppia sulla quale lavorare in maniera asettica, senza guardare quello che succede sugli altri cambi, sulle altre major. Euro-yen, attenzione che siamo vicini a punti potenziali di entrata a rialzo, cosa che comunque deve essere molto molto ponderata. Attenzione che il dollaro-yen
non ha una bella faccia, e il dollaro non mi sembra abbia voglia di ripartire in maniera importante. Sta di fatto che, abbiamo un mercato abbastanza concentrato sull'euro. Se il dollaro yen dovesse provare a tornare intorno a 101,70 con un euro dollaro intorno a un 35,90, l'euro yen potrebbe fare un 138,20, 138 e un quarto, per cui potremmo muoverci verso i livelli di attenzione che abbiamo visto sempre questa mattina sia nell'articolo che nel nostro morning meeting, però non mi aspetto un euro yen sopra 38 e un quarto. Se fate 101,70 per 1,3590 vi viene fuori quanto può fare l'euro yen, per cui ci sono questi 50 punti a rialzo a partire dall'area di 85,90 che possono essere visitati, ma che su ingressi nuovi io starei molto attento a tradare. Chi ha delle posizioni, come vedo diversi di voi che mi hanno scritto, c'è la possibilità, come detto, di chiuderne metà e di tenerne una parte per vedere se ci sono delle accelerazioni. Ok ragazzi, io direi che ci siamo. Passiamo subito sul forum anche con Davide per continuare a seguire questo pomeriggio. Vi ringrazio tanto per l'attenzione e alla prossima. Domani pomeriggio 14:25 non farm payrolls per tradare la news.